Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale e con un altro video di Crash Bandicoot 4. Oggi finalmente episodio tanto atteso che ci vedrà appunto andare alla scoperta di qualche livello flashback. Non tutti, perché tutti ancora devo sbloccarli, però qualcuno si fa. Posso dire che mi triggera il fatto che nella seconda fila manchi una cassetta. Io dico, ma non potevi fare due righe piene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non me ne potevi fare 22 invece di farmene 21? A me queste cose mi fanno veramente andare di fuori. Queste sono proprio cose mie. A livello di disturbi mentali, la skin è importantissima. Sono i flashback che ci vuole Crash Classico. Soggetto numero 218. Gli ascoltiamo anche tutti i discorsi che fa Cortex, perché c'è della lore. C'è della lore. Registro dell'esperimento. Primo test sul soggetto. Con le apprezzatissime musiche di Crash 1. Allora, questi flashback che... Bene, non posso parlare. Per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Modificherò i prossimi test. Secondo questi flashback, Cortex sta allenando Crash a diventare il generale Bandicoot che volevano. E c'è anche una storia su come ha creato tutti i vari personaggi, i vari ostacoli. Ovviamente andando a dare anche un po' troppi dettagli. Secondo me, per esempio... Lasciamo per esempio il fatto che i vestiti di Crash li dà Cortex. Secondo me sono dettagli che non hanno senso, nel senso che ci sono delle cose nel mondo cartoon che è bello immaginarsi e basta, che non devono essere spiegate, che non c'è bisogno di spiegare perché Cortex, perché Crash è vestito in un modo, qual è il nome, qual è la data. Perché le scatole sono fatte in un certo... Non lo so ragazzi, io non mi ricordo neanche cosa dice Cortex. Ora, man mano che faremo i livelli, analizzeremo di volta in volta. Però ecco, io non voglio neanche passare da quello che... Guarda, il primo livello è facile ragazzi. Non voglio neanche passare da quello che trova il pelo nell'uovo sempre. Però effettivamente ci sono delle cose che funzionano perché funzionano e basta, non vanno spiegate per forza. Nel momento in cui le spieghi, secondo me vai ad uccidere quanto c'è di bello. E funziona così per tutte le cose cartoon, insomma, per anche fumetti Topolino banalmente. Ma ve l'ho detto tante volte, non è che sono tutti collegati. Come vi ho detto, credo, in un altro di questi video, forse ero in live, non mi ricordo, ma feci un esempio della lampada. Se in una storia Topolino compra una lampada e se la mette sul comodino, non è che da lì in poi tutte le storie Topolino devono avere la lampada sul comodino. Fanno parte tutte di un universo unico per ogni storia. Mi sembra veramente superfluo dover spiegare una cosa del genere. Va bene, ho preso il platino, andiamo al prossimo livello. Questi flashback la maggior parte sono fattibili, però ci sono qui... Ci sono comunque quelli molto ignoranti. Finché la barca va benissimo, mi sembrava giusto citare Oretta Berti in un gioco di Crash Bandicoot. La bipedizzazione del Bandicoot è stata... La bipedizzazione. Se sopravviverà ai test di forza e intelligenza, lo promuoverò a generale del mio esercito. C'è la data, 1996. Gli farà il lavaggio del cervello. Non capillare. Che poi gli farà il lavaggio del cervello. In realtà il lavaggio del cervello ne ha fatto nel momento in cui è stato evoluto. Perché appunto Cortex lo mette nell'evolvo raggio e gli fa vedere tutti i film del mondo e lui impazzisce e diventa Crash. Si vede una roba strana dalla finestra che non ho mai capito cos'è. Guarda, ma cos'è quella roba lì? Un calimero? Cos'è un fantasmone? Ma cos'è? Ma non è roba che fa parte di Crash? Sono morto, bene, sono morto. Qui contano le morti? Non mi ricordo com'è che si fa a non prendere il platino. Forse morendo poche volte? Forse non prendendo tutto, forse. Non mi ricordo più. Inizia le cose toste. Ovviamente... Me ne sarete accorti della musica di Temple Ruin di Crash 1. Bellissimo, bellissimo. Perché non riesco a fare sto salto, Devo sta zitto! Basta parlare, basta, non ce n'è bisogno! Ok. Bene. È andata bene. Guarda che lavori! Che comunque a me questa cosa di aver fatto i livelli 2D... super difficili, a me onestamente piace, perché ci sta, secondo me ci sta questo aver fatto livelli così, proprio forse giustificati proprio dal fatto che sono slegati dalla storia. Secondo me funzionano veramente bene, oddio, a parte quelli che sono estremamente difficili, però
ecco, essendo una cosa in più, essendo un bonus, ci stanno, ci sta aver aggiunto dei livelli così che ti mettono alla prova, insomma. Un conto invece se mi fai bonus iper difficili, però è anche vero che nessun bonus è così difficile. Ecco. La cassa nitro è una tecnologia promettente, ma bisogna aspettare prima di implementarla. Quindi questo ci fa capire perché in Crash 1 non ci sono le casse nitro, perché doveva ancora perfezionarle. Non lo so, onestamente. Che poi perché Cortex dovrebbe mettere tutte queste casse a giro per i livelli? Ma perché? Va bene, fa ridere, funziona però, insomma. Va bene, ora, finché sono questo tipo di background ci sta anche, però se mi vai a specificare robe tipo il nome di Crash, che mi pare a un certo punto danno anche il nome di Crash, attenzione perché qui si muore. Come faccio ora qui? Come faccio? Se faccio così ci dovrei finire, meno male. Vai, fine. Bene, vediamo se mi dà la ricca di platino. No, perché sono morto. Quindi in base alle scatole. Non ho preso tutte le scatole. Ho lasciato due scatole. E io ho lasciato due scatole. Dove le ho lasciate due scatole? Andiamo a vedere. Addio, addio, amici, addio. C'è qualche casa che non prendo, eh. Ma possibile? Dove sono? Addio. Venite domani da noi. Eccole, guarda dove sono. No, che bastardo. Torneranno per giocare con voi, qui con voi. Questa è proprio una bastardata, perché io non devo rompere. Mamma mia, come devo fare? Devo attivare l'interruttore delle nitro senza rompere questo qui. Ma come fo? Così? Ok, ok. Mi sembrava più difficile, quindi ora ci arrivo, vero? Perfetto, va bene, dai, ok. Va bene, va bene. In un livello così ci sta. Ci sta una cosa del genere, gradite, carino. Stellare. Andiamo avanti. Poi sembra argento perché di platino, vabbè. Facciamo il terzo test per l'affinità Wumpa. Esperimento iniziato. Siamo al primo giugno. Primo giugno, quindi ovviamente sono tutte le fasi che precedono la fuga di Crash dal castello. Favorevolmente ai Wumpa dopo aver rifiutato ogni altro cibo. Quindi lui mangia solo Wumpa, ok. Che poi in realtà non torna neanche, perché nel primo Crash si vede che lui viene trasformato, impazzisce, scappa subito, non è che scappa dopo mesi. Ho sbagliato, mi sono distratto. A me sembra che abbiano inserito dettagli di lore che non corrispondono nemmeno. Vabbè, lasciamo perdere. Anzi no, non lasciamo perdere, che sono cose importanti. Bene, ecco. Olè. Allora, vediamo un po' se si lasciano farsi fregare. L'ossessione del Bandicoot ha fatto venire voglia anche. La tua allergia? L'allergia? Ecco, perfetto. Dunque, bisogna veramente stare attentissimi un po'. Bisogna prevedere le bastardate che ha può aver fatto Toast for Bob. Quindi l'interruttore lo premo per ultimo. Io ragazzi non mi ricordo nulla dei flash perché l'ho fatti ai tempi e basta. Quindi è quasi una mezza blind per me. Attenzione. Ho paura di aver sbagliato. No, invece no, perché. Meno male. Quindi prima bisogna attivare la TNT prima di far esplodere tutto, perché sennò non esplode più niente. Bello però, è bello. Molto coreografico. Non è mica finito. E invece sì. Bene. Andiamo avanti. Mi è piaciuto questo. Molto più del precedente. Sono belli, sono un gioco tutto, sì, tutto 2D, tipo Super Mario Bros, sarebbe bello. Secondo me sì, funzionerebbe, un Crash tutto 2D. Quanti ne faccio? Ma arriviamo a 5, dai, facciamone 5. Vai, valutazione di un Bandicoot contro un Wombato. Quindi si va anche a ravanare sul fatto che all'inizio Crash deve essere un Wombato. Esperimento iniziato. Siamo tornati indietro, siamo al 28 febbraio. Quindi non sono cronologicamente... Ho preso l'idea dai cartoni animati.
Ho preso l'idea dai cartoni animati. Questa non me la ricordavo. Ho preso l'idea dai cartoni animati. Stucchevolissima, stavo se stucchevole proprio. Però va bene. Te guarda quanto sono complessi, però allo stesso tempo appaganti questi flashback. Una voglia, bene. Oddio. Evitiamo. Sì, qui bisogna attivare e poi andare qua. Olè, bene. Mi sa che... Oh, Rispetto all'ultimo soggetto, questo presenta il vantaggio di avere un cranio più spesso. L'ultimo soggetto sarebbe stato il bombato? Cazzo! No! Mi ha fregato! Non posso andarci più! Io invece tento lo stesso! Niente, devo rifare. Però io quasi quasi, Ok, ok. Ma cos'è quella roba lì, scusate? Ma sono pecore! Sono pecore! Perché c'è un mare di pecore che scende? Allora quella che si è vista alla finestra era una pecora gigante. Cosa c'entrano le pecore con Cortex? È una cascata di pecore! Belano anche! Scusate, ma... Andiamo, non facciamoci domande, guarda, andiamo via. Questa dovrebbe, cioè, dovrebbe essere una cosa simpatica. Le pecore. Un momento. Eh no, scusa, non posso fare nulla. Mi sa che devo premere un interruttore prima. Mi sono perso qualcosa. Ho capito. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Quelli dei bombati sono fragili come vetro. Quindi lui aveva usato il bombato prima. Vabbè, questa cosa è carina comunque, che ha usato il bombato prima del Bandicoot. Sono concentratissimo, ragazzi. Proseguiamo. Esperimento riuscito. Test una scritta a mano. Bellissimi questi flashback, sono bellissimi. Sì, un gioco tutto così sarebbe bello. Cavolo, sì. Questo è il quinto, quanti sono? Facciamone. Esame della resistenza dei vestiti, ecco, vediamo i vestiti. Il discorso che ti facevo prima dei vestiti. Quando vuoi. La musica del ponte. Oddio. Il soggetto sta benissimo con i miei vecchi pantaloncini. I vecchi pantaloncini di Cortex. Salta. Lanciata. Groppole. Non ricordo sto livello. Si può? C'è crunch! Perché c'è crunch? Vedi che non ha senso! Cioè, se mi fa un livello flashback che va a spiegare le varie mancanze che non si sanno, non mi ci puoi mettere un'immagine di crunch che comunque è chiaramente un easter egg. Non ha più senso! Non ha senso più niente, basta. Ah, ho capito. I palloncini avevano un sacco di spazio per... Non importa. Per cosa? Cosa nascondevi nei pantaloncini, Cortex? Lasciamo perdere, facciamo che non ci interessa. Oddio! Ah, mamma mia. Io mi capo veramente genuinamente, non è che scherzo. Bello, a sto livello me lo ricordo vagamente. Perfetto. Accidenti. Non mi ero accorto che era un tasto della nitro.
Ok. 72. Quella là. Aspetta un po'. Ah, giusto, sì. No, ok, è fatta apposta per farti tornare indietro. Fine. Un altro. Sono belli, mi calcano. Facciamo studio sulla superiorità di Brio. Vediamo. Prova. Salve, soggetto. Sono il dottor Brio, il tuo padre. Ok, quindi qui c'è Brio. Musica di Crash 2. Quindi non c'erano solo le musiche di Crash 1. Ma guarda bello. Madonna, come ho fatto? Come faccio? Ah, così. Sagace. Questa è stata sagace. Ma porca miseria, ho sbagliato. Non ci arrivo più. No, ho sbagliato, non ero centrato. Rifacciamo. Stiamo nel mezzo. Perfetto. Io sbo. Olè, siamo liberati del nitro. Sarà un degno alleato. Stai conducendo il mio esperimento. Fuori di qui. Dì, non lo so. Allora, mi sa che qui ci conviene aspettare. Perfetto. Bellissimo, questi livelli sono belli, c'è anche da dire. Attenzione perché c'è roba sotto. Finito! Ma allora facciamone un altro! Belli! Proprio effetto ciliegia! Uno dopo l'altro, chomp chomp, bellissimo! Ma te ne facciamo? Boh, io vado avanti! Caro diario, è il 30 maggio? Altro giorno, altra prova! Sì, è il 30 maggio 96! No, questa musica è bellissima! Non cadono? Perché non cadono? Non può essere. Ho instaurato con il soggetto un rapporto, oserei paterno? Dire. Paterno. Ho premuto il pulsante sbagliato. Io quella vita la voglio. Sì. Ignora il mio dio. Ok. Allora, fermi tutti. Ma se faccio così? Moio! No! Casino, eh! Io onestamente... No, vanno rotte per forza! Vanno rotte in discesa! Ah. Che cazzo! Cavolo, è difficile sto salto qua. Invece era una cazzata. Vabbè, mi sono complicato la vita. Per niente. Olè. Che cool. No. Ok. Sgro. Insomma, abbastanza facile questo livello, dai. E
C'è un po' di casino nel mezzo, ma alla fine è più difficile di tutti, però è stato il secondo, eh. Va bene, va bene. Vabbè, basta così, dai, se ne è fatti tanti, sennò si finiscano subito. Va bene, abbiamo fatti quasi mezzi. Basta così, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere. È interessante vedere anche queste cose qua, i flashback, tutta la lore, le cose. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, su Twitch, siamo in live il martedì, giovedì, domenica, seguitemi anche sul canale Telegram perché vi metto le cose interessanti, gli appuntamenti, quando inizia la live, i video che arrivano, eccetera. Ragazzi, qua c'è il prossimo video che sarà il primo livello dell'isola dei dinosauri e io prendo il mio tappino e me ne vado perché sono un po' stanchino. Super ciao, alla prossima, super ciao.